Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Una buona serata al pubblico, ben ritrovati. Torniamo a parlare di Imperia, città capoluogo, reduci da un consiglio comunale che potremmo definire anche interessante per certi passaggi, sicuramente per questa adesione del comune di Imperia a Rivieracqua, la società consortile per la gestione del ciclo idrico integrato, un'adesione non poco travagliata, rinviata e ora finalmente decisa. Ma prima di parlare di questo, ci sono stati avvenimenti politici anche prima del consiglio comunale e soprattutto questo tentativo di sfiducia, una sfiducia poi mancata all'amministrazione comunale, al sindaco in particolare. I nostri ospiti li ringrazio e li saluto, sono Gianfranco Grosso di Imperia Bene Comune, buonasera, benvenuto, esponente di opposizione, e per la maggioranza invece è con noi il consigliere di Imperia di tutti, Imperia per tutti, Saluzzo, buonasera e benvenuto, buonasera. Saluzzo, grazie per essere con noi. Ecco, la sfiducia è partita, Grosso, proprio da voi. Sì. Avete cercato un po' perlomeno di contarvi, forse, non so, di far uscire allo scoperto e scoprire veramente chi era pro e chi era contro questa amministrazione. Quello era il tentativo? O avete sbagliato i conti? Come no, andata? Allora, la sfiducia parte da lontano, nel senso che noi nell'ottobre 2016, alla luce delle vicende che si stavano verificando nel comune di Imperia, scontri tra la maggioranza, dissapori, una situazione di stallo complessiva, valutavamo con le forze di opposizione se presentare una sfiducia o meno. In quel momento presentarla così, solo come prospettiva politica, appunto, ci sembrava limitata. E allora, dicemmo al sindaco, ci rivolgiamo al sindaco facendogli tre domande. Sindaco, ci sono tre temi fondamentali in questa città che sono strategici, lasciando perdere l'aspetto urbanistico, sicuramente i rifiuti, sicuramente l'acqua pubblica, sicuramente il porto. Da anni stai cercando di, dici che risolverai questi problemi. Noi ti diamo 3-4 mesi di tempo per vedere se sei in grado di risolverli, se li vuoi risolvere, dacci una risposta. Ricordo che per i rifiuti il Consiglio Comunale di Imperia all'unanimità ha approvato la in-house, la scelta di un in-house, quindi di una società pubblica, ed è rimasta lettera morta per tutto il 2016. Per l'acqua pubblica continuavamo a spingere affinché si entrasse in Rivieracqua, e per il porto volevamo una risoluzione, vogliamo ancora una risoluzione della problematica. Abbiamo dato questi 4 mesi di tempo, nonostante una parte della minoranza volesse fare lo stesso, ma a noi ci sembrava di essere più costruttivi nel dare prima fare una domanda, chiedere una risposta e poi eventualmente agire. Le risposte sono arrivate perlomeno su 2 punti su 3: i rifiuti sono rimasti lettera morta ancora oggi, il porto di Imperia è fermo, in stand-by, non si capisce dove si vuole andare. Il Rivieracqua è arrivato oggi, l'ingresso di Rivieracqua, cioè ieri sera, certo, però con grande ritardo. Noi volevamo presentare la sfiducia nei primi di febbraio, perché in quel tempo avremmo potuto fare una sfiducia che consentiva di andare ad elezione subito, in primavera, e quindi non condizionare un anno di commissariamento. C'è stata una discussione tra le forze di minoranza. Noi come numero non possiamo avere il numero della sfiducia, perché il TUEL prevede i 2/5 del Consiglio Comunale, che sono 13 consiglieri. Noi saremo 11 con la Glorio, che è il consigliere dei 5 Stelle, che però ormai è data per dispersa. Eravamo 12, ma il consigliere Russo se n'è andato in maggioranza,
e quindi eravamo di anche fatto lui ex 5 Stelle. Anche ex 5 Stelle, quindi di fatto eravamo 10. Allora abbiamo contattato il gruppo di Imperia Cambia, che non passa occasione in Consiglio Comunale per dichiararsi praticamente di opposizione, attaccando per primo in qualunque cosa con question time, con mozioni e durante il dibattito e con le votazioni del sindaco, e abbiamo detto: sei disponibile a firmare con noi la mozione di sfiducia per andare in Consiglio Comunale e discutere? Hanno traccheggiato e poi hanno detto di no. Questo ci ha fatto perdere i tempi necessari per poter fare una sfiducia che traguardasse subito poi elezioni nella primavera. Poi abbiamo fatto un nostro ragionamento, che poi se vuole le spiego meglio, se c'ho il tempo lo spiego anche adesso, e abbiamo pensato, ma tutto sommato questa sfiducia va fatta uguale, perché è stato un gesto politico, sapevate già come andava a finire. È un gesto politico, ma non c'è i numeri lo sapevate, no, che non c'era. Sapevamo che non c'era, però tanto volevamo capire chi stava da una parte e dall'altra, perché in questo Consiglio Comunale di Imperia si stanno sviluppando delle situazioni che secondo me non sono più chiare, dove non si sa più chi sta da che parte. Allora noi volevamo intanto capire da che parte si sta e chi è che il Consiglio Comunale si alza, fa la critica, però poi è la battaglia di condominio e non è la battaglia politica ideale concreta. Dall'altra parte riteniamo effettivamente che la differenza che passa tra la gestione di un anno di Consiglio Comunale con questa maggioranza e la gestione del comune con un commissario, per noi oggi è considerato pari a zero. Se lei pensa che in 4 anni non è stato fatto un piano regolatore, non è stata risolta la questione portuale, non è stata risolta ancora la questione rifiuti in maniera definitiva. Arriverà qui, ci siamo arrivati dopo 3 anni di battaglia della maggioranza che non voleva aderire a Riviera Acqua. Le cause Tradeco, che è andata in porto per una certa situazione con i dipendenti, è stata ferma per un anno e adesso ci costa 460.000 euro comune per ripianare il pagamento del TFR che doveva pagare, che non ha voluto pagare. Una serie di atti che tengono in stand by questo comune. Il porto non si capisce. Dopo bisognerebbe dedicare una trasmissione solo a quello. La pubblica non si è deciso dove andare. Qual è la differenza? C'è anche una macchina giudiziaria che si sta muovendo, il tribunale però amministrativo, certe scelte, Cassazione, certe scelte potevano e dovevano essere fatte. No, no, per carità, scelte politiche. Ma qual è la differenza tra un anno di commissariamento? Lo chiediamo a Saluzzo partendo dalla considerazione intanto se questa cosa vi fa sentire, cioè questa mancata sfiducia vi fa sentire più forti o comunque le preoccupazioni rimangono come prima. Grazie Andrea, intanto io ringrazio Impera TV per questa opportunità che ci date di chiarire un po' questi argomenti che sono un pochino delicati e hanno bisogno di un giusto approfondimento. Io in merito alla mozione di sfiducia che ha presentato il consigliere Grosso, che ha depositato alla segreteria, la minoranza, ma depositata da te, certo. Io direi che si può parlare di una beffa da campagna elettorale. Perché? Perché servono 13 firme, loro ne hanno 8. Voi avete detto prima una provocazione politica, va bene, una provocazione politica. Se pensiamo però che è stata depositata 2 giorni dopo la scadenza del 24 febbraio, che è la data ultima per andare alle elezioni nella primavera successiva e quindi con l'Election Day, ora prendo atto che il consigliere Grosso sia corretto, ma le dichiarazioni e il comunicato stampa che ha fatto agli online diceva andiamo all'Election Day alla primavera. Allora qui ci sono due sole possibilità. Una è che ci sia stato un errore sulla valutazione della data e non credo che un consigliere, un politico fine preparato come il consigliere Grosso abbia potuto fare questo errore. Oppure l'alternativa è: preferite forse il commissario, e io lo escluderei perché so che siete anche responsabili da questo punto di vista, oppure, e la ritengo l'opzione più credibile, questa è pura propaganda. Io direi che questa si può configurare come una mossa teatrale, è una sceneggiata. Grosso è il maestro in questo nel Consiglio Comunale, è il nostro Mario Merola, però questo era Mario Merola piace, un, io non piango mai.
un bluff. Questo è stato un bluff. E questo, caro consigliere Grosso, è un gesto politico, diciamo, un gesto politico. Però ci sono delle critiche comunque alla maggioranza, rivolte dall'opposizione, rivolte da Grosso in particolare, il discorso appunto dei rifiuti. Dicevo, tralasciando il porto, che è materia molto complicata, non che non sia importante, anzi è fondamentale, però molto molto complicata. Per approfondirlo forse sarebbe il caso che ci rivedessimo e dedicassimo una trasmissione solo a quello, per fare un discorso un minimo serio e costruttivo. Però ad esempio la questione rifiuti, la questione Rivia l'acqua, tanto ne avremmo anche discusso, occasione, l'avevo parlare, anticipato, certo. Perché mi sembra un po' la notizia vera, poi questo ingresso in Rivia l'acqua che non è arrivato proprio come una passeggiata. Saluzzi. Questo è vero, io dico che ci sono dei gruppi, dei movimenti politici che non sono mai contenti, c'è sempre qualcosa che non va bene, non si fa nei tempi giusti, e se si fa si poteva fare meglio, e questo è il caso tipico di Rivia l'acqua, perché c'è stata una presa di posizione dell'amministrazione già da tempo, un indirizzo per entrare in Rivia l'acqua, ci sono stati dei tempi per fare delle valutazioni, perché attenzione, è molto complessa questa vicenda di Rivia l'acqua, se poi magari entriamo un pochino più nel merito, certo. Però io ho visto che i tempi che l'amministrazione si è presa per chiarire gli aspetti legati al passaggio Amat Riviera Acqua e Comune non sono chiari ancora adesso, quindi questi tempi forse non sono stati così ampi. Il sindaco ha chiesto molto chiaramente di avere a disposizione anche il piano finanziario di Riviera Acqua. Ma alla fine c'è questo piano finanziario? Che in qualche modo è arrivato, sì, c'è un piano finanziario. Ora la situazione di Riviera Acqua si sta delineando, sta prendendo forma, grazie anche alla nuova governance, probabilmente con l'aiuto dell'avvocato Donzella, diciamo, questa scatola che ne è il presidente, questa scatola che è iniziata come una scatola vuota si sta riempendo e adesso sta cominciando a prendere forma. Quello che dicevo è che ieri sera il consigliere Grosso ha presentato 3 emendamenti dimostrando di non aver capito ancora oggi, nonostante un anno di tempo e 3 mesi presi dal sindaco, alcune cose di Riviera Acqua. Se vuole poi ci entriamo nel merito. Che cos'è che non la convince Grosso di questa storia di Riviera Acqua? Guardi Pomati, la soluzione è molto semplice. Allora, Riviera Acqua è stata affrontata dal comune di Imperia come un comunello di 200 anni, che ha paura di una società pubblica che dovrebbe essere sua, in cui dovrebbe entrare, che dovrebbe essere la casa dell'acqua pubblica di tutta la provincia. È sempre affrontata con un timore reverenziale, perché aveva alle spalle Amat, aveva da difendere anche degli interessi in consiglio di amministrazione di Amat, perché esponenti del Partito Democratico sono, sì, ma soprattutto i consiglieri di amministrazione di Amat, aveva da risolvere un conflitto col privato. E la prima cosa che ha fatto il Comune di Imperia di fronte al ricorso fatto da Amat è stata quella, invece di andare a parlare con Amat e chiarire il fatto che bisognava entrare in una società pubblica perché la società è in house e bisognava fare questo passaggio, si è messo subito dalla parte di Amat facendo ricorso prima al TAR, poi al Consiglio di Stato con Amat e perdendolo. E ha perso un anno di tempo. Però la presidente di Amat, Barbara Pirero, ha sempre detto: non possiamo svendere un bene che è anche pubblico. Ma non si svendeva nulla. No? Il Comune di Imperia doveva subito muoversi per traguardare e far avvicinare tutti insieme, con una prospettiva ovviamente programmatoria, ed entrare in Riviera Acqua. Non ha voluto subito farlo. Il sindaco ha voluto subito star fuori da questa situazione. Ha visto Riviera Acqua come un fastidio anziché un'opportunità. Poi siamo arrivati all'aprile 2016, di nuovo, quando noi dicevamo dobbiamo entrare in Veracque, non c'è speranza. Il Comune di Imperia deve entrare in Veracque, perché l'acqua deve essere gestita dalla città in house, lo dice la provincia, lo dice la storia, l'hanno detto i referendum. Potevano anche dargli il servizio senza farsi soci o no? No, dovevano essere soci, e questo è un altro aspetto che io spiegato in consiglio comunale, che è stato oggetto di diatriba, perché il servizio idrico integrato può essere svolto soltanto dalla società da chi è socio, e quindi bisognava entrare in Riviera Acqua.
Però Comune di Imperia prima ha cominciato a dire non c'è business plan, poi ha detto non siamo sicuri della solidità di Veracque, poi ha detto entriamo soltanto se pagano, e noi dicevamo guarda che non si può fare, poi ha detto intanto passiamo il depuratore, e ha detto guarda che non si può fare, e gli hanno bocciato di Veracque, gli ha respinto il depuratore, poi hanno tentato di darglielo grazie se gli ha di nuovo respinto e gli avevano detto che non potevano. Insomma, per un anno intero, tutto il 2016, il sindaco, anziché programmare come entrare nel migliore modo in Veracque, mentre lo stava facendo il Comune di Sanremo, mentre lo faceva il Comune di Ventimiglia, ha tentato di non entrarci. Siamo arrivati a dicembre 2016, dove Imperia Bene Comune presenta la stessa delibera che era stata presentata prima dal sindaco e ritirata, tolta soltanto il dovere di pagare gli asset, e la respingono. Il Consiglio Comunale e la maggioranza la boccia perché dice non siamo ancora tranquilli. Arrivano ieri in Consiglio Comunale e portano esattamente la nostra delibera presentata a dicembre e la votano. Adesso il sindaco dice siamo tranquilli. Io in commissione consigliare chiedo al sindaco perché sei più tranquillo. La risposta è avevo bisogno di approfondire in modo dettagliato che una società per azioni consortile rispondesse soltanto limitatamente al proprio capitale. Allora, questa domanda qua è una domanda di diritto commerciale del secondo anno di giurisprudenza che fatto in due minuti, un avvocato risponde in cinque. Una società di capitale ha un'autonomia patrimoniale perfetta per cui risponde solo dei limiti del proprio capitale e non dei successivi debiti. Era tutto, ma io non voglio credere che il sindaco, che è un imprenditore, che ha un'azienda, non sappia queste cose. No, era la mancata volontà, era la reiterazione, forse addirittura io credo quasi un capriccio di scontro ormai col Partito Democratico che invece voleva entrare, che invece spingeva per andare dentro, perché ricordiamoci che il presidente di Veracque è Donzella, che è del Partito Democratico e che ha aperto le porte e ha dato tutte le rassicurazioni, ma loro volevano giocare in questo scontro tra il sindaco. No. E il Partito Democratico. Nessuno. Siamo arrivati poi al punto che sono arrivati un anno dopo ad accertare che non si poteva fare altrimenti che si poteva entrare. Ecco, ma allora, detto un anno prima. Saluzzo, allora, la disamina è stata veramente un po' semplicistica, io ho ascoltato con attenzione, Grosso ripete queste cose da tempo, ma bisognerebbe fare, guardare... chiedere di entrare anche, se mi permette, un attimo nel merito, perché c'è in tutto questo anche ci sono dei passaggi, sappiamo, di fatture che Amate rivendicava delle Veracque, c'è stata una richiesta di parere all'autorità per l'energia che poi ha detto io non devo dare parere sui valori, Veracque paghi, mettetevi d'accordo, vanno pagati gli asset. Il discorso se i soldi ci sono o non ci sono per pagare questi asset, per rientrare delle fatture è stato fatto un piano, cioè, queste sono cose anche un po' da chiarire. Saluto. Certo, la prima cosa da chiarire è che non si può ragionare così per compartimenti stagni, bisogna prendere in esame le tre situazioni dei tre enti coinvolti che sono Amat, Comune e Veracque, dove Amat ha un debito nei confronti del Comune di circa 7 milioni. La valutazione degli asset di Amat sono circa 23 milioni. Sì, 23-24. E 23-24. 23 rotti, via, 23 milioni. Arrotondiamo, diciamo, certo. Quello che è. E quello che dimentica sempre di dire il consigliere Grosso, che il Comune ha un bilancio che è un bilancio finanziario. Non è come dal fruttivendolo che ci sono i costi, i guadagni e i ricavi. Qui c'è un bilancio finanziario che pareggia per il Comune di Imperia a 42 milioni circa sempre, dove i 7 milioni in entrata dell'Amat vengono spesi perché previsti in entrata. Sì, ma se non entrano. Ma se non entrano, questi non ci sono, però possono essere spesi con la teoria del ricavo. Questa è la grande differenza. Quindi non ve li posso dare perché Veracque mi deve pagare le fatture, mi deve comprare l'asset. Il punto è che Veracque può dovrebbe liquidare Amat, che a sua volta potrebbe saldare il debito con il Comune. Esatto. La proposta che ha fatto Grosso di trasferire questo credito a Veracque. Non ho fatto solo questa proposta. Però questa era nell'emendamento. Sì, un'altra era di dare un mandato così esplorativo. No, è molto ma più preciso. Questa. Benissimo, ci confrontiamo su questo. Il punto è che il passaggio, il trasferimento del credito alla patrimonializzazione del Comune di Imperia non si può fare, perché nel bilancio finanziario
quei soldi lì sono già stati spesi. Se venissero trasferiti questi crediti direttamente da Amat a Riviera Acqua, dicendo al comune io non li prendo, li lascio a Riviera Acqua e quindi divento socio con un patrimonio di 7 milioni, è un'operazione che non si può fare. Il bilancio finanziario del comune scenderebbe a 35 all'attivo contro i 42 al passivo. Sarebbe un buco di 7 milioni. E ci sarebbe un buco di 7 milioni. Questa è una cosa che non si può fare. Questo è il primo passaggio. Da qui tutte le prudenze dell'amministrazione, del sindaco, per verificare che questi passaggi venissero rispettati. Sappiamo bene che la Corte dei Conti ha già chiesto il rientro di questo credito nei confronti di Amat e quindi bisogna fare ben attenzione a questi movimenti perché si rischia il default dell'amministrazione. Ecco, ma saluto, adesso che siete entrati in Riviera Acqua, Comune di Imperia da ieri è socio di Riviera Acqua, ok? Questo certo. È un punto fermo. Ora che succederà? Perché non credo che, insomma, a livello di tempistiche, prossima settimana Riviera Acqua arriva, paga i debiti di Amat, compra gli asset, chiude tutto in 448, me la vedo dura, voglio dire. No? Certo, questo è un percorso che, sul quale si sta ancora lavorando, comunque questo è l'indirizzo. Secondo me sono necessari dei piani di rientro e il comune potrebbe a questo punto diventare come la banca che ha fatto un mutuo. Se Riviera Acqua compra, rileva gli asset di Amat, si accolla a questo mutuo, consentimi il paragone, e piano piano fa rientrare il comune di questi 7 milioni. Però è un percorso che non si fa così semplicisticamente come lo descrive Grosso. Ci sono degli equilibri e c'è il rischio, insomma, di mandare a gamba all'aria il comune di Imperia. Pomati, Grosso, vorrei allora, dire la questione. Discorso allora, semplicistico il suo, dice Saruzzi. La maggioranza pensa che effettivamente quando Imperia Bene Comune fa una proposta vada da fruttivendolo, con rispetto al fruttivendolo. Noi abbiamo tecnici con cui ci confrontiamo, tecnici preparati, che invece valutano la materia con tutta la complessità e l'aspetto della materia, giuridicamente e finanziariamente. Vorrei ricordare, ma lo ricordo soltanto così, che nel 2014, sei mesi prima, quando Capacci e la maggioranza voleva liquidare la Seris, esternalizzare il servizio, perché non si poteva fare le mese scolastiche, Imperia Bene Comune disse: guardate che voi potete mantenerla pubblica, la società, dovete mantenerla pubblica perché state facendo un'operazione di destra. Mi fu detto: siete sempre i fenomeni che avete l'asso nella manica e con situazioni complesse le manifestate in modo semplice. Sei mesi dopo hanno fatto quello che avevano detto a noi. Quindi noi ce le studiamo, le pratiche, bene, abbiamo dei consulenti, delle persone che politicamente con noi si confrontano e presentiamo delle cose che sono studiate e approfondite. Poi certo, sono questioni molto complesse. La questione di Riviera Acqua, la base politica è questa. Il comune di Imperia è entrato ieri con 63.000 euro di quote in Riviera Acqua. Il comune di Sanremo, comune di Ventimiglia, entreranno in Riviera Acqua con anche una patrimonialità che sarà di milioni di euro in Riviera Acqua. Noi rischiamo di trovare il comune di Imperia dentro Riviera Acqua che non conta nulla, perché conta per 63.000 euro contro Sanremo che ne conta 10 milioni di euro. Il risultato, quello cosa sarà? Sarà che il comune di Imperia non ha nessuna, come comune capoluogo, nessuna forza nella governance di Riviera Acqua. Allora noi cosa abbiamo detto? Siccome Riviera Acqua deve pagare gli asset di Amat per fare questo, e per pagare gli asset di Amat Riviera Acqua dovrebbe fare un mutuo importante. E siccome Riviera Acqua e finora non ha trovato, i soldi, e siccome Riviera Acqua è stata una gara per trovare una banca che desse il mutuo, è parte colpa del comune di Imperia che non era dentro. E siccome Riviera Acqua i mutui dovrebbe farli per ristrutturare le reti idriche che sono dei colabrodi in questa provincia, sarebbe meglio che li facesse per quello. Allora qual è una soluzione che può, e noi l'abbiamo confrontata con tecnici, può darsi che non sia percorribile ma deve essere verificata. Una soluzione possibile che Amat venga incorporata per fusione in Riviera Acqua. Ma c'è un socio privato. Che liquida il socio privato, ma a questo punto liquida 3 milioni di euro a socio privato, non 23, e la restante parte che dovrebbe dare al comune di Imperia la considera una
entrata del Comune di Imperia per quell'importo in valore capitale. Vorrebbe dire che il Comune di Imperia avrebbe un valore capitale di 10 milioni di euro in Amat, avendo liquidato con 3 milioni di socio privato. Questo consentirebbe a Rivera Acqua di non andare a fare dei mutui. Il Comune non riceverebbe certo la quota capitale delle azioni di Amat di sua competenza, ma le metterebbe all'interno della società e avrebbe un ruolo pari al Comune di Sanremo e avrebbe la forza politica amministrativa dentro la società di governare. È un passaggio complesso, è un, sicuramente una cosa delicata. Noi non abbiamo detto fate così. Io ho presentato un emendamento che dice: bravo, diamo indirizzo al sindaco, bravissimo, di verificare se ci sono le condizioni per fare questo passaggio ed andare in quella direzione. Ho messo tre punti abbastanza tecnici. La maggioranza ha detto no, troppo tecnici questo emendamento, noi non ci sentiamo di votarlo. Allora a fine riunione del Consiglio Comunale, a fine dibattito, ho detto va bene, allora facciamolo politico l'emendamento, aperto, diamo mandato al sindaco di verificare le migliori condizioni per entrare in Riviera Acque con un peso importante. Il risultato qual è stato? Ci hanno bocciato anche questo. Allora io comincio a pensare che se quello tecnico non va bene, se l'indirizzo politico maglie larghe non va bene, se non si vuole prendere impegni di questo genere, c'è non la mancata volontà di andarci, una debolezza di scelte politiche, non sentirsi chi deve governare una provincia, perché noi stiamo demandando un ruolo di governo di questa provincia al Comune di Sanremo e il sindaco è il sindaco del capoluogo di Imperia. Abbiamo già perso centinaia di occasioni per manifestare il capoluogo. La finanza creativa non è finanza grosso, creativa, perché è finanza, neanche noi, è finanza da studiare, che si può fare, che voi vi rifiutate di fare, in parte perché molti di voi non studiano e in parte perché è meglio sentire i pareri dei dirigenti, così almeno fanno comodo quando dicono di no. Bene, questa è la io realtà. Ho ascoltato con attenzione e adesso ti espongo il mio punto di vista. Come ti ho già detto ieri, io non ho detto troppo tecnico. Il mio gruppo non ha mai detto troppo tecnico, ha detto sbagliato. Sbagliato perché è sbagliato. Non è vero. Lo dimostreremo. Tra 6 mesi. Di nuovo, per l'ennesima volta. Il punto è che per la seconda volta, scusami, te lo dico, la semplificazione che fai sull'asset di Amat non torna. 3 milioni. Dove l'hai calcolato i 3 milioni? Iren. 3 milioni a ieri. Allora, il bilancio di Amat è composto da un attivo di circa 30 milioni, da un passivo di circa 25 e da un patrimonio netto di circa 6. Allora, dalle liquidazioni, dagli asset in liquidazione, 23? Ecco, allora, riusciamo a coprire, a far assumere a Riviera Acqua anche i mutui? Certo. Ci rimarrebbe quantomeno da rilevare il patrimonio netto, da dividere fra i due. Se questo patrimonio netto però non c'è, bisogna discutere con Iren, perché metà dei soldi, 49-51, sono di Iren. Certo. E quindi non è un discorso che dici la mettiamo in liquidazione a Iren, gli diamo 3 milioni. Non è così semplice. Comincia a porre non la tua conforza al tuo ruolo di ente pubblico. Assolutamente. Non con l'Agnesi. Ma qualcuno, probabilmente qualcheduno lo sta anche facendo. Non lo so. Io sono convinto che i vostri tecnici siano molto bravi e molto preparati. Non ho dubbi per pensare che non sia così. Io spero che tu onestamente possa pensare che anche i tecnici che si occupano, infatti, per conto della maggioranza di questo argomento siano bravi e preparati. Infatti io chiedevo, diamo un indirizzo di verificare. Perdonami, hai parlato della patrimonializzazione che potrebbe fare Sanremo con i 22 milioni. Benissimo. La soluzione l'abbiamo già proposta mille volte. Basta rimanere con Sortile, dove contano gli abitanti, il numero degli abitanti e non i denari messi dentro. Quindi non la società per azioni, ma la società con Sortile, come è oggi. Questa sarebbe una possibilità. Oppure, se deve essere società per azioni, ci sono i patti parasociali. Con i patti parasociali si potrebbe dire che il Comune di Imperia ha un ruolo non proporzionato ai denari che ha messo dentro. Secondo te Sanremo sono così scemi da avere un ruolo patrimoniale così grosso e da impedire la possibilità di decidere? Ma mi sembra che voi volate sulla luna. Non credo. Voi volate sulla luna. Al momento la società è consortile. E così è.
Non contano quindi i soldi, ma contano il numero di abitanti. E vedremo la forza che avrete all'interno del Consiglio di Amministrazione. E questo lo vedremo. Ma se diventerà una società per azioni, l'obiettivo, però, l'obiettivo, scusami, ma fai sempre dei discorsi molto etici e dici Riviracque, la provincia, gestore unico, poi ci riduciamo però a dei ragionamenti di campanilismo gretto, perché tu dici comanda più Sanremo che Imperia. Non deve comandare nessuno, no, siamo tutti insieme. No, non è un problema di chi comanda, è un problema di inequilibrio del territorio, perché abbiamo visto in questa provincia che quando il disequilibrio è andato da una parte, Imperia ha subito dei gravi danni, e noi siamo comune di Imperia, dobbiamo renderci conto che tutta la provincia si deve muovere in un equilibrio e non possiamo perdere quell'equilibrio. Bravissimo. Che deve essere del comune capoluogo. Questa è la forza. A questo punto comunque mi sembrano chiare le posizioni di entrambi sul discorso di Riviracque, e credo che sia inevitabilmente necessario aspettare ciò che sarà lo sviluppo, perché appunto questo ingresso ormai è appena siglato, quindi ancora da formalizzare. Ma infatti abbiamo votato a favore, perché comunque avete votato a favore, abbiamo votato, certo, a favore, perché comunque l'importante è rientrare. Poi certo, certo, si chiede e si promuove qualcosa di più. E adesso cercheremo anche di capire quale sarà il resto del cammino, no? Anche la tempistica di quello che dovrà accadere di qui ai mesi a venire, con l'ingresso ufficializzato e poi questi piani per l'acquisizione di Amat e il rientro anche, beh, quello è già stato predisposto, il piano di rientro delle fatture famose contestate, bisognerà vedere quello per l'acquisizione degli asset. Io vi devo chiedere un attimo di pazienza per fare una breve pausa, poi torniamo di nuovo a parlare, perché c'è anche questo argomento dei rifiuti contestato da Grosso, e il Comune dal suo canto ha detto che invece qualcosa si sta già facendo, si sta muovendo, una strategia c'è. E allora cercheremo appunto di approfondire anche questo aspetto fra pochissimi istanti. Ed eccoci tornati in studio con i nostri ospiti, che sono Gianfranco Grosso di Imperia Bene Comune, esponente di opposizione in Consiglio Comunale, e Roberto Saluzzo, che invece è consigliere di maggioranza per Imperia di Tutti, Imperia per Tutti. Abbiamo appunto così dissertato su questi argomenti affrontati dal Consiglio Comunale, anche l'argomento politico della mancata sfiducia, ma soprattutto questo ingresso del Comune di Imperia in Riviaracque, e dovremo stare a vedere adesso i passaggi successivi, cercare di capire come evolverà ora che questo ingresso c'è stato e da questo punto di vista pare di capire ha soddisfatto tutti. Poi i distinguo sono sul come gestire il futuro e come avere peso politico e amministrativo all'interno di questa società, oggi consortile, domani chissà, forse SPA, staremo a vedere. Grosso ha sollevato anche la questione dei rifiuti contestando ritardi, una pratica sicuramente difficile, spinosa. Sappiamo che questo appalto comprensoriale di Tradeco è andato a finire male, c'è stato questo contenzioso che poi si è chiuso col passaggio e il subentro a Imperia di Tecnoservice, in altri comuni sempre di Tecnoservice ma anche di altre società. E oggi, qui parto da Saluzzo, c'è una strategia comunque, perché il Comune di Imperia ha deciso di cercare di potenziare la raccolta differenziata, di aderire anche alla cosiddetta rete rifiuti zero, cercare di insomma migliorare non solo la raccolta dei rifiuti, ma anche un po' puntare a ridurre il rifiuto che poi va a finire oggi in discarica, domani ci sarà questo impianto nuovo provinciale di trattamento. La situazione a che punto è da questo punto di vista? La situazione in itinere, chiaramente. Bene, fatto ricordare che c'è stato questo grosso problema con la società consortile Tradeco, che è stato risolto quando c'era ancora l'assessore Podestà a quel settore, e fortunatamente diciamo quell'esperienza si è conclusa. Adesso ci sono stati delle indicazioni politiche e amministrative in una direzione ben precisa, che è quella della gestione in-house della raccolta dei rifiuti, e è stato creato questo gruppo di lavoro Rifiuti Zero, del quale io faccio anche parte. Certo. E questo diciamo va ad aiutare quella che è la strategia per la diminuzione del rifiuto da portare in discarica. Su questo
sicuramente io devo riconoscerlo, anche la provincia ha fatto un grandissimo lavoro e forse il consigliere Grosso da questo punto di vista è anche più preparato di me perché conosce meglio e più tecnicamente questa materia. Al momento si può dire che la situazione del comune di Imperia è stata avviata una procedura, probabilmente a breve, ormai a brevissimo, avremo questa nuova gestione in house della raccolta. Ora i tempi non sono ancora forse definiti, non sono ancora certi, ma avremo le prime sperimentazioni comunque entro quest'anno, sicuramente anche di questa strategia rifiuti zero e della, in particolare della raccolta. Ma in house che cosa significherà gestire in house? Sarà Go Imperia anche in questo caso a doversi occupare? Non sarà così? Cioè come funzionerà? Questo no, non è detto, diciamo, non si può neanche escludere questa possibilità, ma non è questa la strategia, non è questo il punto. Cioè è ancora prematuro in pratica andare a individuare, a capire. Assolutamente, al momento diciamo, è allo studio tra l'altro della parte dirigenziale del comune, non della parte politica, l'economicità del in-house dell'operazione in-house rispetto a quella in appalto. Però l'indicazione politica è stata quella di andare in house, quindi una volta verificati tutti questi aspetti, ovvero l'economicità o la scelta politica antieconomica ma politicamente voluta di andare in house, si faranno le giuste valutazioni in quel senso e si potrebbe aderire e quindi prendere quote di qualche società già pubblica. Ci sono le vicine a Sanremo Celata, a Savona Elata e la Maie a Vado, quindi si potrebbero prendere quote di queste o creare addirittura in ipotesi. Se qualche duro potrebbe venire in mente che forse ci si poteva pensare prima quando c'era la Eco Imperia, che non era una società completamente pubblica, sia chiaro, no, c'era dentro anche privato, per carità, però non era in house, certo, però voglio dire, con quello che è successo dopo, sì, che per carità, col senno di poi si può discutere di tutto. Beh, magari lì però, c'erano anche altri problemi. Beh, lì ci fu un appalto che fu disegnato in una maniera tale che Eco Imperia chiaramente non andava a morire. Quello era chiaro a tutti, voglio dire. È da capire se fu una scelta lungimirante oppure no. La situazione attuale direbbe che forse era meglio pensare a qualcosa. Noi rispondiamo delle nostre scelte, di quelle che hanno fatto altri. No, per l'amor del cielo. Ma è anche giusto avere un po' un riferimento storico e cercare di capire come siamo arrivati a oggi, certo. Grosso, perché che c'è oggi deriva dal passato. Sicuramente le scelte. È successo ieri mattina, per sbaglio. La situazione tra Deco e tutto quello a cui si è arrivato è sicuramente colpa della precedente amministrazione. No, io non imputo assolutamente all'amministrazione Capaci alcuna responsabilità, anzi comunque l'amministrazione Capaci e anche il commissario, chi siglò l'appalto a Tradeco fu il commissario straordinario, assolutamente, comunque. Ma i rifiuti sono sempre stata una problematica grossissima nella città di Imperia, perché se noi pensiamo quando è nata la società Eco Imperia, la società Eco Imperia è nata nel 1990, allora sindaco Scaiola e assessore Broccoletti. E si è scelto come socio privato della Eco Imperia quello che era anche il titolare della discarica. Quindi era ovvio che il socio aveva nessun interesse a far funzionare l'azienda, perché gli interessava portare i rifiuti in discarica. Quindi una società che è nata male già allora, strutturalmente, strategicamente, è finita peggio. Si è arrivato al tentativo di fare l'appalto esterno, quindi con la gara di evidenza pubblica, si è fatta questa scelta e si è andato incontro a un altro disastro. Vabbè, l'amministrazione Capaci l'ha risolto il problema, ma da cosa si trae? Quale utile esperienza si può trarre da ciò? Che molto probabilmente il mercato dei rifiuti è talmente complicato e ci sono talmente soggetti talmente al limite della legalità e della legittimità che la cosa migliore per riuscire ad avere una città o un comprensorio che funziona anche a livello economicamente in maniera sostenibile è quella di farsi una società pubblica. Perché? Perché la società pubblica intanto non ha l'obbligo dell'utile,
quindi l'utile di impresa lo togli, la gestisci come, una, come un braccio operativo. Non dimentichiamoci che oggi con le nuove leggi la raccolta dei rifiuti la pagano tutte i cittadini. Certo. Tu, non è che il comune può decidere di dire una parte, la mettiamo noi, poi la tassa sui rifiuti. No, stavolta si funziona che pagano i cittadini. Esatto. Che comunque in modo indiretto la pagherebbero comunque. La pagherebbero comunque, per carità, è vero. Però ancora di più. Certo, il principio che qui la paga. Certo. Quindi, in modo diretto. Sì, sì, sì. Noi abbiamo la possibilità con la società in-house di avere un braccio operativo, perché la società in-house è un braccio operativo, richiede due aspetti. Controllo analogo, quindi controllo assoluto della società, 100% pubblico, prevalenza dell'attività nei confronti del comune che è socio, o dei comuni che sono soci. Cioè. Questo comporta una scelta che quindi metterebbe il comune a gestire una materia così delicata e così importante, che non è solo un costo economico, è anche un costo ambientale che tu paghi, in una maniera tale che da offrire ai cittadini la miglior soluzione possibile. Noi dobbiamo pensare che il comune di Imperia... Quindi l'idea del comune vi piace allora? La scelta politica. La politica del Consiglio Comunale. No, la scelta politica non l'ha fatta loro, l'abbiamo fatta noi. Sì, attenzione, certo. E no, lo spiego. Nel marzo 2016 Imperia Bene Comune presenta una mozione in Consiglio Comunale dove dice: noi riteniamo che la miglior soluzione per gestire i rifiuti in questa città e nel, o nel comprensorio della città di Imperia sia l'in-house, cioè la società pubblica. Lo porta in Consiglio Comunale, Imperia Bene Comune, e viene votata da tutti tranne che da Fossati. Quindi, tranne Fossati... Beh, allora abbiamo dato ragione. Tutto così. E c'è su quello siete d'accordo. Cioè, metterci il cappello. Cioè, non hanno dovuto metterci il cappello. Cioè. Imperia Bene Comune ha proposto una soluzione. Ma non va mai bene. Non proponete niente. No. E questo è il problema. Noi abbiamo dato una soluzione. Voi dormivate. Avete detto va bene e avete fatto una scelta. Vorrei ricordare a Saluzzo, che non ha ben chiaro il rapporto che esiste negli organi tra Consiglio Comunale, Giunta e dirigenti, che il Consiglio Comunale, quando approva un documento, presente, dà un indirizzo preciso, politico, amministrativo, che il dirigente deve seguire. Quindi non è più, non siamo più nel caso in cui il dirigente verifica se è possibile farlo. No, il Consiglio Comunale gli ha detto fallo. No, scegli, la verifica si fa a valle. Scegli tu la forma. Con i numeri in mano. Scegli tu la forma e il dirigente deve scegliere la forma. Non la soluzione era o ti fai una società o te ne vai in una società già esistente, pubblica. Quello è l'indirizzo marzo, e la scelta marzo, si fa dopo. Fammi parlare. Marzo, 2000, marzo 2016. Un anno di del nulla, un anno del nulla, Pomati. In questo anno non hanno ancora deciso come fare e dove andare. Potevano mettersi in moto e dire facciamo una società nostra, valutiamo i costi, valutiamo i ricavi, valutiamo gli impegni. Niente. Andiamo in una società terza. Niente. Perché? Perché anche qua il sindaco uscì il giorno che votammo l'in-house, uscì senza votare dall'aula. Il sindaco non è d'accordo e lo scontro è ancora tra il sindaco e una parte della maggioranza, principalmente il PD, che invece vorrebbe andarci in quella direzione. Risultato, un anno del nulla. Loro dicono abbiamo fatto un gruppo di lavoro, abbiamo fatto i rifiuti zero. Rifiuti zero, la delibera che è stata presa dal Consiglio Comunale, si trova su internet, se andiamo, l'apriamo, copriamo la delibera, è pronta. Rifiuti zero. La strategia di ridurre i rifiuti non è una scelta del comune, è un obbligo di legge. Noi abbiamo dal decreto, dal 152-2006, l'obbligo di fare il 65% differenziato. La regione Liguria di centrodestra, attenzione, non di centrosinistra burlando, la regione Liguria di centrodestra nel 2015 ha approvato una delibera regionale che ha detto voi avete l'obbligo di raggiungere nel 2000, già dal 2016 il 45% di riciclaggio, che è più del 65% di differenziata, perché la differenziata è quella che si raccoglie, il riciclaggio è quello che recupero. È recupero effettivo. Se non raggiungete il 45% di riciclaggio alla fine dell'anno, voi pagate 25 euro tonnellata per la differenza che c'è tra la vostra percentuale e la percentuale di riciclaggio. Il comune di Imperia a tutt'oggi non ha ancora 45% di riciclaggio, è un anno che è fermo. Ha andato l'incarico a Favoino, che è un famoso importante tecnico del sistema rifiuti zero, preparato sicuramente. È un anno che siamo fermi. Dalla chiusura della Tradeco sono state emesse 3 ordinanze sindacabili urgenti, un anno e mezzo
e adesso altri tre mesi. Siamo in proroga con Tecno Service, perché ovviamente i rifiuti non si possono, esatto, lasciare dai cassonetti. Se questo anno si fosse ragionato velocemente a tamburo battente, avendo valutato che il Consiglio Comunale aveva già espresso l'indirizzo e dando al dirigente Croce, che è una persona splendida, preparato, capace e quindi pronto nelle cose, a dirgli l'indicazione è andata, dimmi cosa dobbiamo fare, noi saremo già in house o con una nostra società o con una società esterna, avremo già affrontato il problema dei rifiuti, non saremo in proroga. Il punto si è, invece, si è, si continua a dormire. Cerchiamo di capire adesso da Saluzzo qual è il suo punto di vista. E il Comune di Imperia ha pagato 4 mesi di riciclaggio sotto il 45% nei mesi settembre, ottobre, novembre, dicembre. Questo poi lo pagano i cittadini. Bene. Ora, il vero problema del vecchio appalto era il capitolato, il famoso capitolato. Perché certo, il capitolato sono le norme, regole dell'appalto, quello che gestisce l'appalto. E di come si fa la raccolta, di quante volte si passa, dove si va, dove si mettono i bidoni, la notte, il giorno, la plastica. Questo si chiama progetto, per la prima volta in un anno dove, secondo il consigliere Grosso, non si è fatto niente, gli uffici internamente, senza dare l'appalto come si è sempre fatto esterno, pagando fior di quattrini a dei consulenti che non sono mai venuti neanche a vedere dov'era Imperia, neanche se era in Liguria, questi da dentro hanno preparato ed è in corso di definizione nei dettagli. Hanno dato 40.000 euro a Favolini esterno, 40.000 euro a Favolini, questo esterno, per un'altra cosa, l'avete dato per la progettare per il servizio. Progettare il progetto, facciamo un esempio che sia chiaro. Nell'eventualità remota, remotissima e non auspicabile, che si dovesse andare a gara, ci vuole, noi abbiamo detto di no, voi avete detto di no, siamo tutti d'accordo, ma a voi non vi va mai bene, manca sempre qualcosa. Siamo d'accordo, va bene, però noi ci siamo mossi e adesso c'è un progetto che secondo me funzionerà, perché è vero, abbiamo la fortuna e c'è un motivo, e lo sai, se mi lasci concludere te lo spiego anche qual è, l'ha spiegato il sindaco anche in consiglio comunale, il motivo è che se in questa remota possibilità ci dovesse essere la gara, non si può conoscere prima, ci sarebbe un vantaggio per qualcheduno che prima della gara potesse conoscere il contenuto del progetto. Quindi il progetto c'è, ma al momento domanda che vorrei fare oggi, quanto ne abbiamo? 10? Oggi siamo al 10 di marzo. Il progetto è pronto negli uffici? Definito? Io credo che la tua collega, la consigliera Poilucci, abbia già chiesto copia. Non lo so. Parlate, io chiedo, il progetto il problema dell'eterogeneità della maggioranza. Il progetto è stato approvato. C'è anche il rovescio della medaglia, che c'è questa eterogeneità della minoranza. Questo che progetto loro è stato approvato? È definito? È stato approvato? No, l'ho appena detto. Forse siamo a marzo, siamo a un anno da quando abbiamo fatto deve essere concluso, questo l'ha già dichiarato il sindaco, l'assessore, tutti gli amministratori, l'ha dichiarato l'ingegner Croce, sarà pronto per giugno. Per giugno. Questo quattro è mesi. E però bisognerà anche capire, al di là dei tempi, bisognerà la gara anche non capire. Se non vai in aula, la gara quando la fai? A Natale? Non si fa. Ah, andate in house? Quando? In house. A luglio? Beh, l'abbiamo appena detto. Ma a luglio? Andate in house a luglio? Voi avete a giugno pronto il progetto e nell'estate, nel pieno del turismo, andiamo in house e facciamo e cambiamo col porta a porta spinto a luglio? Sei sicuro? Ma certo, o andate a settembre? Ma certo che no. Ma che domanda è questa? Un anno e mezzo. Cioè, se andiamo a mettere in crisi la città durante l'estate, siete sotto 40... e non ce l'avete solo voi quelli furbi. Siete sotto 45% di riciclaggio e avete ben, quindi, mi hai detto, 9 mesi a 25 euro tonnellata di differenza che pagheranno i cittadini e che incideranno sulla TARI. Perché siete un anno in ritardo con la scelta. E che condivido, ma cercheremo di... Perché in politica e in amministrazione, Pomati, la tempistica è fondamentale. Tra fare le cose tra 10 anni e farle oggi, c'è una bella differenza in termini di costi. Ma tu mi insegni che tutte le cose fatte prima, molto velocemente, paghiamo tutte le conseguenze. Quelli che le hanno fatte male le abbiamo. Farle bene, quelli che le fanno bene, magari un po' velocemente. Mi ci ha messo 30 anni a fare il depuratore. Ma tra aver dei tardi e aver dei disonesti, è meglio avere delle persone che non sono né disoneste né tarde. Le fanno bene velocemente.
sono in iperabile comune quelli. A questo punto direi che ci possiamo fermare. Le idee di ognuno sono assolutamente chiare e naturalmente noi le rispettiamo e rimettiamo il giudizio ai cittadini e cercheremo anche ovviamente di seguire questi che sono argomenti fondamentali, importanti, delicati, non soltanto la questione Rivieracca, anche quella di Rivieracqua, anche quella dei rifiuti chiaramente. Anche il porto ci mancherebbe, e adesso credo che il primo passaggio sia intanto quello di vedere cosa sarà anche la sentenza del processo di Torino, poi che cosa succederà, questo tanto per far capire perché è complicato, perché c'è una sentenza penale, processo a Torino, poi c'è una pendenza al Consiglio di Stato per quello che riguarda la concessione demaniale sottratta alla Porto di Imperia Spa, poi c'è la Cassazione che deve intervenire per capire se la Porto di Imperia Spa può essere veramente considerata fallita oppure se questo fallimento andava annullato. Insomma, c'è tanta carne al fuoco ed sono tanti problemi giuridici diversi che si intrecciano però inevitabilmente e che inevitabilmente in qualche modo potrebbero influire non solo sul futuro del porto, ma mi permetto di dire credo anche su quello della città di Imperia. Scusa Andrea, solo questo credo che saremo d'accordo. Prego, una battuta per finire. Che siano situazioni molto complesse lo dimostra il fatto sono 20 anni che, siamo che ad esempio parlando di Amat, Rivieracqua, i quattro lavoratori della LIAG, la definizione della posizione di questi lavoratori è stata risolta 2 giorni fa. LIAG, stiamo parlando di lavoratori le analisi di Amat. Lo dico per i cittadini perché poi direte, facciamo una confusione terrificante. No, bisogna dire grazie alla provincia, al presidente Natta, questi qua hanno salvato il posto di lavoro. Però è una situazione che si è risolta l'altro ieri. Sì, si è risolta perché Rivieracqua ha deciso di prendere, di prendere questi, di usare il laboratorio di Amat per le analisi, del resto sono diventati dipendenti e sono diventati. Ha ragione Saluzzo, certo. Io sono d'accordo con lui, e grazie al presidente della provincia e a Rivieracqua che è stato risolto il problema di questi lavoratori, ed è questo che mi preoccupa del comune di Imperia. Se era per il comune di Imperia, per il sindaco che ieri ha detto che grazie a lui che l'hanno riassunti a Rivieracqua, giocavano a briscola in qualche bar queste 4 persone. 4 famiglie che hanno giocato a giocare a briscola. Ha dovuto intervenire dopo 6 mesi il presidente della provincia e risolvere il problema. Questa è la dimensione di quanto il comune di Imperia difende il suoi cittadini. Il sindaco ha detto che è stato un lavoro di concerto. Però diciamo, al bar a giocare a briscola 4 famiglie grazie al sindaco. Per fortuna non ci sono. Non queste 4 famiglie per fortuna hanno ancora il pane oggi, e questa è la cosa più importante. Perché di questi tempi ha avuto il suo ruolo. Sì, quello di dire c'è un problema. Io ringrazio il consigliere Gianfranco Grosso, esponente dell'opposizione, il consigliere Saluzzo, esponente di maggioranza, per essere stati qui, averci aiutato un po' a dipanare alcuni temi fondamentali, ne abbiamo citati anche altri e torneremo naturalmente ad occuparcene e seguiremo ovviamente con attenzione l'evolversi di queste situazioni che interessano soprattutto i cittadini imperiesi per i risvolti che avranno poi anche nella questione pratica di tutti i giorni, perché sono temi fondamentali, quello dell'acqua, quello dei rifiuti, lo stesso porto per l'economia, e quindi torneremo sicuramente a parlarne. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a chi ci ha seguito da casa, un arrivederci, a presto, una buona serata. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. We'll be right back.